Disciplina sportiva, qualunque sia quella che noi pratichiamo, richiede un buon riscaldamento, su questo non vi è alcun dubbio, e la pesca non fa certo eccezione alla regola, ed allora niente di meglio che praticare un pochino di divertentissimo e sano rock fishing. Eccola qui, questo, un bello scorpano nero, rappresenta forse verosimilmente l'emblema di questa divertentissima pesca, del rock fishing praticato a parete, nelle aree portuali o comunque nelle scogliere, perché guardate che meraviglia della natura questo pesce, veramente, veramente, veramente bellissimo. In questo caso ha ghermito una gommina bianca presentata a drop shot perché aveva avuto parecchi rifiuti da parte di altri piccoli pesci. Tuttavia probabilmente si sono proprio attivati questi piccoli predatori, perché in rapida sequenza sia Marcello con una classica testina che il sottoscritto abbiamo catturato due bei scorpioni. Bello, hai questa canna chiusata? Eccolo! Eccola! Aumentiamo il numero di pesce! Una pulione! Ecco ragazzi, Mirko ha appena catturato una piccola tracina, un pesce bellissimo, ma fate attenzione perché è estremamente velenoso. In questo caso assolutamente l'ausilio di una buona pinza è fondamentale. Quante spezie nel rock. In molti luoghi d'Italia viene definito miccio del re. Guardate che bello. Guardate che la colorazione, l'apparato dentale, veramente da predatore. Un altro piccolo scorpanetto è saltato all'amo. Guardate, ha inghiottito veramente l'esca. Non so se riuscite a vedere. Sì,
ci stiamo allungando adesso, l'azione di pesca sta nei limiti del possibile della nostra leggerissima attrezzatura, ci stiamo portando verso fuori, stiamo sondando una fascia d'acqua. Eccolo, grande macello. Oh, per pesce. Questa è una mormora. Ma me la sento? Piano, 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 piano. Non vorrei rischiare, piano, piano. No, piano, piano, ma c'è il pesce. Ah, no! No, c'è sta. Riparte, eccolo, fantastico. Verone, ma bello 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 bello. No, la cerniotta! Fantastica! Guardate, una coppiola veramente da incastonare. Un piccolo scorfano e guardate la meraviglia di questa mini cernia. Il rock fishing è anche questo, è il piacere di pescare dei pesci, dei piccoli pesci da acquario e poterli ammirare, veramente veramente belli. È assolutamente buona norma rilasciarla immediatamente. Via. Ecco, davvero approccio ultra light, testina da 1,5 grammi con un verme dritto bianco e stiamo colpendo un giro dietro quell'altro tra scorfani e cerniotte. Rilasciamo subito questo stupendo pesce. Tracicona, questo è il tentacolo. Oh, no, 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 ferma, e guardate, veramente questa è veramente una sorpresa. Vedete, ora il fondale è leggermente cambiato e il manto sabbioso ha preso il sopravvento, ed allora perché non tentare non solo in verticale, ma provare a lanciare un pochino più fuori, soprattutto pescando in drop shot come sto pescando ora, e sondare lo strato sabbioso. Ed eccolo qua, un rombo, un rombetto, ed ancora una volta un'alta preda, una delle piccole magie del rock fishing. Cambiare i cromatismi, non solo le forme dei nostri piccoli artificiali,
può essere alcune volte quanto mai produttivo. Ora vedete, la luce è scesa, il sole si è coperto completamente e le mangiate sono drasticamente diminuite. Allora ho cambiato, ho sostituito il bianco con un arancio flu, una piccola gommina arancio flu, che sicuramente risulterà più visibile rispetto al cromatismo utilizzato sino ad ora. Questa è ancora più bella di quella prima. E questa è la versatilità di questa tecnica. È incredibile, ma è così. Abbiamo pescato inizialmente a parete e abbiamo fatto i pesci tipici della pesca a parete. Qualche scorfano è arrivato, una donzella, poi ci siamo allungati, man mano ci siamo allontanati e sondando le fasce d'acqua tra le intermedie e le rasenti il fondo sono arrivate veramente delle belle sorprese. Abbiamo catturato un pochino di tutto, rendendo questa piccola parentesi dedicata a rock fishing veramente, veramente divertente. Siamo all'isola di Pozza, sicuramente l'avete riconosciuta. Questa rappresenta per me, per il sottoscritto e per Mondo Artificiale, rappresenta un appuntamento fisso, un appuntamento assolutamente immancabile. In quale periodo? Sicuramente all'inizio della primavera. Ora ci siamo un pochino attardati, quest'anno ha fatto alcune perturbazioni, hanno perdurato, consigliandoci di attendere un pochino prima di recarci a Ponza. Ora però le condizioni ci sono, una leggera perturbazione di scirocco stempera l'aria e verosimilmente riesce a mettere in attività i pesci che realmente noi cerchiamo. E già, perché come avrete senz'altro immaginato, il target principale di oggi, di questa nostra pescata ponzese, è rappresentato dal barracuda. Ora, in questo contesto, marcare, stabilire una differenza tra rock fishing e street fishing è veramente quasi impossibile. La linea di demarcazione questa volta è veramente, veramente esile. Di fatto, per fare questo, per pescare al meglio, abbiamo bisogno in questo caso di un attrezzo estremamente eclettico. Noi stiamo utilizzando le light game, le grammature ovviamente più esili a nostra disposizione, 0, 6 grammi, 2, 8 grammi. Con queste canne riusciremo a gestire senza ombra di dubbio sia la pesca in verticale, la pesca in parete classica, che se vogliamo possiamo gestire tranquillamente anche la pesca in distanza, andando a cercare i pesci a 20-30 metri da noi. Come esche andiamo a utilizzare piccole imitazioni di vermi di mare, di coreani, di piccoli gamberi. È molto importante portarsi dietro una campionatura di esche di diversi colori. Il colore chiaramente va spesso variato a dispetto un po' della luminosità della giornata e anche della colorazione dell'acqua. Le tali esche le andiamo ad abbinare a testine di varie grammature. Partiamo dalle grammature 0,8 quando stiamo andando a scandagliare dei fondali bassi, fino ad arrivare anche a testine di 4 grammi, come nel caso di prima quando pescavamo su dei paretoni dove avevamo 7-8 metri d'acqua. Ebbene, alle nostre Issei Light Game abbiamo abbinato l'immancabile Aichi. Nella misura 1000 può bastare, anche perché non abbiamo bisogno di una capacità di bobina esagerata. L'importante è mantenere una certa leggerezza, anche perché mantenendo questo tipo di leggerezza
succede che siamo molto più sensibili nella cima. A questi mulinelli abbiamo abbinato del fluorine, sempre della Nomura, l'Invisible, diametri compresi tra lo 0,16 e lo 0,18. Però spesso ci piace pescare anche con tracciati molto fini, tracciati abbinati a terminali in fluor carbon. Perché? Perché è molto semplice, siamo molti più diretti nella ferrata e sentiamo anche molto meglio la mangiata. Ecco! Ed ecco un altro scorpanetto. Una piccolissima castagnola presa in punta di lato. Ok, questo mancava veramente, un piccolo sarago testa nera chiude un range di catture veramente veramente ampio, ed ora con questa cattura possiamo tranquillamente deporre queste armi ultralight, prendere un'attrezzatura decisamente più strong e dedicarci al vero obiettivo che ci siamo posti in questa sessione di primavera, il barracuda. Nomura, Spinning Obsession.